dell'estate del 2018, quali sono le novità quest'anno? Beh, rispetto allo scorso anno abbiamo sulla Francia due collegamenti nuovi di zecca che sono Lione e Bordeaux. Aggiungiamo un nuovo collegamento quotidiano su Parigi con l'aeroporto Charles de Gaulle, effettuato da Air France, che anch'esso è una novità molto importante. Abbiamo soprattutto sull'est la novità di un collegamento bisettimanale con Mosca, con la Russia. Abbiamo un nuovo collegamento su Manchester e diciamo che se l'anno scorso avevamo 55 collegamenti, quest'anno ci avviamo a 60 collegamenti internazionali. Avete comunque anche mantenuto i collegamenti precedenti, sì. C'erano nella scorsa stagione? Naturalmente abbiamo i collegamenti, 5 collegamenti sulla Svizzera, abbiamo moltissimi collegamenti sulla Germania. In Germania arriviamo dall'estremo nord, dalla città di Amburgo fino a Monaco. Abbiamo raddoppiato su Berlino, abbiamo insomma grandi margini di crescita sul mercato tedesco, oltre che su quello svizzero, che si confermano come mercati di riferimento che guardano alla Sardegna e a Cagliari con particolare attenzione.